Oggi io penso sia una giornata storica che non deve essere presa, come dire, così alla leggera. E il tema dell'acquisizione del Parco della Cellulosa viene da molto tempo, un'attività che, come ha spiegato poco tempo fa il comitato di quartiere, appunto, che ha sempre difeso e tutelato il Parco della Cellulosa, strappato anche da speculazioni edilizie, perciò un tema che nasce all'incirca 15 anni fa, dove molte amministrazioni o comunque dove la politica nel passato ha tentato di intervenire e che di fatto poi nel tempo, insomma, non si è riusciti ad acquisire questo parco che, oltre ad essere un meraviglioso polmone verde del quadrante del Municipio 13, è anche un luogo di studi, un luogo di botanica, dove all'interno varie università, insomma, hanno portato avanti studi appunto su questa tipologia di albero, che è appunto l'albero che produce la cellulosa. E, come dicevamo, Presidente, questa amministrazione, non per fare un vanto, ma comunque dal punto di vista del verde, dell'ambiente, ha fatto molto. Siamo riusciti ad aprire dopo tantissimi anni di chiusura Villa Massimo, siamo riusciti ad aprire dopo tanti anni una parte del parco di Dormarancia, della FA2, e oggi arriviamo finalmente all'acquisizione del parco della cellulosa. Arriviamo dopo tanta fatica, lo ha detto anche il consigliere De Priamo, e su questo devo dire che c'è stato un intento unanime da parte di tutte le opposizioni di questa amministrazione, perché mi ricordo, e l'ha ricordato anche il consigliere De Priamo, noi abbiamo iniziato il nostro percorso all'interno dell'amministrazione capitolina proprio sul tema del parco della cellulosa. Infatti la prima commissione fu proprio inerente al parco della cellulosa. Andammo, come disse, in sopralluogo, facemmo un incontro con i cittadini, ci riunimmo all'interno appunto diciamo di un casale dove si riunivano le associazioni insieme allora Presidente Vivarelli, oggi chiaramente assessore al patrimonio, e da lì iniziamo questa avventura sul Parco della Cellulosa, tema che era anche all'interno, un ritorno di voce, Presidente. Ti parla il microfono. Tema che è anche all'interno del programma del Municipio 13, perché il Municipio, ricordiamo, su questo non ce lo dimentichiamo, ha fatto veramente tanto. Sono stati fatti consigli straordinari, mozioni, ordini del giorno, insomma, ecco. Perciò lo stesso Municipio ha sempre avanzato l'esigenza e il bisogno di arrivare all'acquisizione. Ecco, con l'allora Presidente Vivarelli facemmo numerose commissioni, poi l'ultima commissione l'abbiamo convocata appunto con il presidente Ardo, dove abbiamo espresso parere su questa delibera. Ecco, però, per far capire che lo sforzo di questa amministrazione insieme all'opposizione è stato veramente titanico. E abbiamo veramente speso molto, molto, molto tempo dove i cittadini speravano in questa giornata storica. E siamo finalmente arrivati quasi in addirittura d'arrivo, ma come è stato specificato, insomma, non è la fine di un percorso, ma bensì è l'inizio. Si è parlato di uno stanziamento di 450.000 euro da parte del Dipartimento Ambiente, questo sempre per far capire che comunque non si sta a dormire su questi temi, ma siamo vigili, siamo attenti. So che l'assessore Fiorini è in costante contatto interlocutorio con le associazioni del territorio, insieme anche all'Università La Sapienza, proprio per come dire, improntare questo studio di fattibilità. Perciò lo studio, la visione, il piano di gestione comunque si sta improntando, non si va avanti con improvvisazioni, bensì si sta andando avanti con le idee molto 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 chiare. Ricordiamo anche che si interverrà comunque sul verde orizzontale tramite l'accordo quadro stipulato da questa amministrazione, perché sull'accordo dei 48 milioni interverremo anche lì una volta che quest'area sarà
parte del patrimonio capitolino e poi interverremo anche sul verde verticale con questo appalto dei 5 milioni che oggi è in esecuzione, ma ricordiamo che vi è anche l'accordo quadro dei 60 milioni che è molto avanti e che a breve verrà aggiudicato, dove si interverrà all'interno del parco della cellulosa sul verde verticale. Ecco, queste sono le azioni, sono come dire, è la visione che questa amministrazione ha improntato, devo dire uno sforzo enorme anche da parte dell'assessore Fiorini insieme alla sindaca Raggi, che con forza hanno chiesto appunto l'acquisizione di questo parco e ovviamente anche il piano di gestione. E come ha detto il consigliere De Priamo, noi non ci fermeremo anche con le commissioni, perciò inizieremo un percorso virtuoso di messa in sicurezza del parco, perché ricordiamo dopo tanti 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 anni di incuria e di abbandono, le essenze arboree, insomma, come dire, hanno sofferto veramente molti molti cambiamenti all'interno di questo parco, perciò è urgente intervenire su quelle alberature che sono in sofferenza. E sicuramente ci vorrà uno stanziamento ancora più corposo, perché anche l'estensione del parco è molto ampia, ma questi 450 mila euro permetteranno di portare avanti con un primo passo delle azioni cruciali per ridare vita, per ridare anche fruibilità a questo parco, perciò insomma siamo sulla strada giusta. Io ringrazio innanzitutto la sindaca Raggi per la volontà per arrivare all'acquisizione di questo parco, ringrazio l'assessore Fiorini, l'assessore Vivarelli, ringrazio il municipio tredicesimo che, ricordo, non ce lo dimentichiamo, ha fatto tantissimo per questo parco, ringrazio soprattutto i cittadini che fino all'ultima commissione hanno detto che noi abbiamo la bottiglia di spumante in frigo proprio per stappare dopo l'approvazione di questa delibera. Ecco, perciò proprio per farvi capire che comunque c'è un grido d'allarme da parte del territorio. Oggi finalmente stiamo dando questo segnale fondamentale, importantissimo, con grande gioia, con grande soddisfazione, perché, come dire, la fatica che abbiamo speso, il tempo che abbiamo speso oggi, ecco, di questo ne stiamo raccogliendo i frutti. Perciò grazie Presidente, grazie anche alla Commissione Patrimonio e alla Commissione Ambiente, insomma, per aver pazientato dopo 4 anni e mezzo, ma insomma questo è come dire, un raggiungimento, una vittoria di tutti quanti, e di questo ne sono veramente felice. Grazie Presidente, voterò ovviamente favorevole anche all'ordine del giorno della consigliera Iorio. Grazie.